Il profeta Amos viene scacciato via dal paese. Gli dicono di tornare nella sua terra, Giuda. Perché le sue parole sono scomode. Egli parla contro il re. Egli parla della punizione di Dio che sta per arrivare. Egli avverte il popolo che se non cambia, Dio lo abbandonerà nelle mani dei suoi nemici, smetterà di proteggerlo. Ma il profeta non viene ascoltato. Vattene, veggente, ritirati nella tua terra di Giuda, a Betel, non profetizzare più. Raramente i profeti vengono ascoltati. Se i profeti venissero ascoltati, eviteremmo tanti mali e tanti disastri. Da 20 anni viviamo la terribile stagione del terrorismo, che ha seminato migliaia di morti. Ebbene, 50 anni fa, nell'enciclica Populorum Progressio, San Paolo VI aveva detto: se non smettete di affamare il terzo mondo, se non la smettete con questo neocolonialismo, il terzo mondo vi verrà contro, si rivolterà. Ma il profeta non è stato ascoltato e la sciagura è arrivata. Attenzione, da 150 anni a questa parte il primo profeta ad ascoltare è sempre stato il Papa di turno. Ascoltiamo il Papa e eviteremo tanti disastri. Nel Vangelo di oggi c'è la guarigione di un paralitico, ma prima di guarirlo Gesù gli dona il perdono dei peccati. Tutti vedevano il male che c'era nel suo corpo, nelle sue gambe storpie che non potevano camminare, ma solo Gesù vedeva che c'era un male peggiore nel suo cuore, il peccato, che impedisce all'anima di camminare nella libertà. Il peccato ci rende paralitici nell'anima. Puoi nascondere il tuo peccato a tutti, ma non a Gesù. Gesù ti legge nell'anima, ma non avere paura di lui. Gesù non fa solo la diagnosi, ma anche la cura. Gesù è il medico dell'anima. Gesù può guarirti dal peccato per ridonarti la libertà. Bellissima la frase di Gesù al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Gesù la dice anche a noi: coraggio. Gesù ci aiuta a vincere la paura. Figlio, Gesù ci dice che ci tiene a noi come a un figlio. Ti sono perdonati i peccati. Gesù ci libera dal male che portiamo dentro. Ma la cosa più importante è che siamo suoi figli e che Lui è con noi. Se Lui è con noi, non avremo più paura.